Fabiola Cinque e modererò oggi pomeriggio questo dibattito che sarà molto veloce e per non rubarvi tanto tempo e soprattutto per non rubare tempo alla mostra. Io non presenterò gli ospiti dall'inizio, ma li presenterò man mano che passerò la parola. Intanto voglio rivolgere, oltre che il benvenuto, un ringraziamento alle istituzioni che ci hanno accolto in questa meravigliosa sala e all'ambasciata delle Seychelles e tutto lo staff che ci ha supportato e le istituzioni che sono qui presenti per Alta Roma. Allora, diamo inizio al nostro evento e al nostro benvenuto alla signora Bernadette Willam, Seychelles Tourist Board's European Director. Verrà tradotta simultaneamente dalla signora Monette Rose, Regional Manager Director Italian delle Seychelles, e poi tutte le domande saranno fatte in italiano, ma sarà nostro compito tradurlo alla signora accanto a me che parla un po' tutte le lingue, però ecco, abbiamo scelto l'inglese che è una lingua comune un po' a tutti. Benissimo, io lascio subito la parola alla signora Bernadette e grazie ancora. Thank you. Ladies and gentlemen, good afternoon. Indeed, it gives me great pleasure to be amongst you this afternoon. Sometimes there exists an opportunity to achieve a union between art and culture by bringing to life the relationship that exists between particular places and their respective artistic energies. Gentile signori, signore, buon pomeriggio. A volte esiste la possibilità di realizzare un connubio tra arte e cultura, portando in vita il rapporto che può esistere tra luoghi particolari e le loro rispettive energie artistiche. Today we are fortunate enough to be present at such an event, which has been inspired by the love of stylist Michele Milionico for the Seychelles Islands, and the chance to follow him on a journey with the newly crowned Miss Seychelles, another world beauty queen, through the unique landscape and the eternal city Rome. Oggi abbiamo la fortuna di essere presenti a tale evento che è stato ispirato dalla capacità della stilista Michele Milionico per le isole Seychelles e la possibilità di seguirlo in un viaggio con il neo incoronato Miss Seychelles, un'altra bellezza del mondo regina attraverso i paesi unici della città eterna Roma. On this journey, we witness a unique fusion between the art of haute couture, the magnificence of Rome and the fateful reflection of the exquisite natural beauty of the Seychelles Islands. Their vibrant culture and grand diversity are personified by Miss Shirlene Funo, Seychelles' new beauty queen. In questo viaggio esiste ad una fusione unica tra l'arte della haute couture, la magnificenza di Roma e il riflesso fedele della squisita bellezza naturale delle isole Seychelles. La loro diversità vibrante, cultura e grande personificata da Miss Shirlene Funo, bellezza nuova regina delle Seychelles. The Seychelles' beauty is both legendary and timeless. When united with the eternal appeal of Italy's capital, Rome, through the prism of the poise, personality, and presence of this young beauty queen from another world, further accentuated and enriched by the creation of Michele, then our appetites are whetted in anticipation of a truly spectacular outcome.
La bellezza delle Seychelles è leggendaria e senza tempo. Quando uniti al fascino eterno della capitale d'Italia, a Roma, attraverso le multipli personalità di questa reginezza di bellezza giovani ad un altro mondo, ulteriormente accennato e arricchita dalla creazione di Michele Miglionico, allora i nostri appetiti sono stimolati in attesa di un risultato davvero spettacolare. We in Seychelles believe in the creation of such a bridge between cultures and in the marriage of such diverse energies to showcase all that is exceptional about them as the splendor of each finds reflection in the other. Noi delle Seychelles crediamo nella creazione di un tale ponte tra la cultura e il matrimonio di tali energie diverse di dimostrare tutto ciò che è di eccezionale come lo splendore di ogni elemento riflesso nell'altro. With a history of being a true melting pot of cultures, the very soul of Seychelles lies in nurturing such synergies and in harnessing the energy of disparate forces. As the capital of one of the world's most glittering empires, Rome's credentials need little introduction, and so the stage is set for an historic intermingling of art that transcends time, borders, and the boundaries of culture. Con una storia di essere un vero melting pot di culture, l'anima stessa delle Seychelles si trova nel favorire tale sinergie e sfruttando l'energia delle forze diverse. Roma, come capitale di uno dei più scintillanti imperi del mondo, non ha bisogno di presentazione e così la scena è pronta per uno storico miscolanza di arte che trascende il tempo, le frontiere ai confini della cultura. Ladies and gentlemen, indeed we are very proud to be associated to this project. I am sure that just like me you will take great pleasure in admiring the photos downstairs. So I wish you all a pleasant journey in this other world. Thank you. Signore, signori, siamo molto fieri di essere associati a questo progetto. Sono certa che come me, dice la signora Villemet, avrete grande piacere ad ammirare le foto. Vi auguro un bel viaggio a tramite quest'altro mondo. Bene, ringraziamo dell'augurio del viaggio che attraverseremo giù in galleria nella mostra e virtualmente ci avvicineremo quanto più è possibile a questo meraviglioso mondo, a questa meravigliosa isola, questa meravigliosa terra delle Seychelles. Ora passo la parola a Valeria Mangani, vicepresidente di Alta Roma, che vorrà poi dare anche lei un benvenuto all'ambasciata delle Seychelles. Sicuramente Fabiola, buongiorno a tutti. Io naturalmente porto i saluti di Alta Roma rappresentandola qui quest'oggi. E Michele Miglionico naturalmente è uno dei nostri stilisti in calendario e sfila da svariati anni con Alta Roma. Cosa dire? Michele mi ha sentito parlare tempo fa a Matera quando ho detto che noi italiani siamo un popolo di navigatori, di santi, di eroi. Ma non l'ho detto io, è scritto in un palazzo di Roma, naturalmente, di Roma capitale, e l'ha scritto qualcuno tanto tempo fa. Però noi siamo soprattutto un popolo di creativi, un popolo di artisti. Riecheggiano in noi le cellule, nel DNA di Leonardo da Vinci, di Raffaello, di Michelangelo. Siamo veramente qualcosa di speciale. A volte noi italiani ce lo scordiamo, eppure siamo faro di stile nel mondo. Il nostro Made in Italy è qualcosa di molto apprezzato
è qualcosa che va al di là della bellezza e dello stile, è qualcosa che entra in risonanza. C'è un'altra persona molto famosa che tanti anni fa ha scritto il Trattato delle Terre, delle Acque e dei Luoghi, era Ippocrate. Ebbene, cosa c'entrano le Seychelles con Roma, con la moda, con la bellezza, con questa regina che abbiamo oggi qui davanti a noi? Lei è regina di bellezza, della beltà umana, una Venere. Qui a Roma abbiamo la Venere Capitolina, naturalmente in Campidoglio, ma abbiamo delle bellezze che vanno al di là della ragione umana. Sono le bellezze che possiamo contemplare attraverso i monumenti, le piazze, le scenografie che Roma ci dona. Ecco perché Roma deve essere un palcoscenico naturale di bellezza, ecco perché Roma, come Roma capitale, deve ospitare sempre tutto ciò che è collegato alla cultura, all'arte e alla cultura della bellezza. Ecco perché questo connubio è stato sposato ad Alta Roma, naturalmente, dal sindaco Alemanno, che è onorato che nella sua città vengano questi matrimoni alchemici. Perciò è molto importante che ci sia questa risonanza di intenti. E sarebbe anche molto bello che in futuro, magari faccio un appello a Sua Eccellenza l'ambasciatrice, si potrebbe fare una delegazione di giornaliste di moda alle Seychelles e vedere che cosa loro hanno da proporci per sperimentare, per far avvenire questa, tra virgolette, contaminazione. Una contaminazione della moda con Alta Roma, con la moda delle Seychelles, aperta da Michele Miglionico, grande veggente di questa veduta, naturalmente. Bene, io non voglio rubarvi altro tempo, sapete purtroppo che noi con Cinzia Malvini dobbiamo seguire una scaletta in questi giorni della settimana dell'alta moda molto serrata, e perciò ripasso la parola a Fabiola e faccio veramente i miei più grandi auguri alla regina, a Sua Eccellenza l'ambasciatrice che ci ospita in questa joint venture. Perciò grazie a voi di essere qui oggi. Arrivederci. Bene, ora chiedo a Monette di tradurre brevemente alla signora Bernadette l'intervento di Valerio Mangani e poi diamo la parola alla signora Bernadette. Benedette, the question is very simple but straight to the point. La domanda è semplice ma va direttamente al punto. What is the connection between Seychelles and Italy when it comes to fashion? There is something that unites these two countries. Can you tell us? It is indeed very simple. It all has to do with beauty. It all has to do with beauty, with nature, and it is the fusion of what the designer can bring to the beauty of the Seychelles, which it's the fusion which makes it one. It's all about, like I say, it's all about beauty at the end of the day. Si tratta tutto di una questione di natura insieme alla bellezza, è un fusion tra le due. L'Italia è bella, è bellissima, idem le Seychelles, l'Italia ha la cultura, ha l'arte, ha tante cose che non abbiamo. Noi abbiamo una cosa che vige veramente, è la nostra natura, che abbinando la bellezza con la natura forse possiamo veramente creare un qualcosa di grande insieme. Like a love story between I see they like it between the designer. Lascio la parola a una notissima giornalista di moda. Devo presentare io. Che si presenterà da sola. Io conosco Michele Miglionico dall'inizio, dal suo debutto. Correva l'anno 2000 ed eravamo in un altro straordinario palazzo come questo, eravamo alla Galleria d'Arte Antica di Palazzo Barberini, ci fu
una collezione in quell'epoca dedicata a una delle nostre armi più apprezzate in Italia, ma anche all'estero, come quella dei carabinieri, se non sbaglio, giusto? A distanza di 12 anni ci ritroviamo in un altro straordinario luogo come questo, non aggiungo nessun aggettivo, guardatelo, basta, direi che si commenta da solo, straordinaria bellezza. Michele in questi 12 anni ha lavorato su se stesso, sulla bellezza di una donna, ma noi non dovremmo essere amici delle persone di cui in qualche modo giudichiamo il lavoro, perché questo comporta alla fine un giudizio alterato dall'affetto. Non si può non voler bene a Michele per la passione pura che mette in questo lavoro, e vi assicuro che io ve lo posso dire perché abbiamo condiviso per 3-4 anni, grazie a Shelly che è di una bellezza straordinaria, per una mostra che devo dire mi ha molto emozionato e mi ha molto colpito, e ringrazio le autrici, le artiste che sono Cinzia Carbonelli, Adriana Seganti, perché sono state veramente brave nel mettere in evidenza questo Secret Beauty di Roma. Questa storia d'amore, come precedentemente detto, e questo connubio con l'ambasciata delle Seychelles. Buonasera, io non sono particolarmente bravo a parlare al microfono, ma bensì, come ha detto Cinzia, la signora Malvini, mi sento particolarmente più a mio agio a tagliare e cucire gli abiti. E prima però di dirvi, ecco, di raccontarvi un attimo questa avventura, come è iniziata, volevo ringraziare fortemente vraiment un grand merci, un grand merci pour Madame Bernadette, pour être, parce que elle est venue de Paris pour nous, et je suis vraiment très très content. Sono veramente molto contento che lei è qui a rappresentare il governo e il Ministero del Turismo delle Seychelles. Sono partito il 25 di maggio dietro un forte invito da parte della signora ambasciatrice Madame Dorothy Furnon, che così, un po' per un discorso amicale, un po' perché bisognava farlo, siamo partiti per 5 giorni alla volta alle Seychelles, dove era stata organizzata una manifestazione che riandava ad eleggere Miss Seychelles 2012. Io sono arrivato un po' prevenuto, perché bene o male noi andiamo un po' dappertutto, un po' in tutto il mondo, a vedere un po' questi concorsi, quindi mi aspettavo più o meno di trovare un po' la stessa situazione. E invece sono arrivato in un posto che mi ha rapito immediatamente, non fosse altro perché innanzitutto, come tutti voi immaginerete, è veramente il paradiso terrestre. Però il paradiso terrestre noi lo immaginiamo senza l'uomo, ovviamente, così nella nostra cultura c'è Adamo ed Eva e basta, è il serpente. Invece lì ho chiesto se c'erano serpenti, mi è stato detto che nell'isola delle Seychelles non ci sono serpenti, ma ci sono tantissime persone che sono veramente magnifiche, ospitali, sempre con il sorriso, di buon cuore. E allora, niente, la serata è partita così in quarta, c'è stata questa selezione, c'è stata questa manifestazione, 11 in realtà concorrenti, dalle quali è uscita la vincitrice Sherlyn. E abbiamo fatto in verità il tifo tutti noi, perché, e soprattutto io sono stato molto contento quella sera, perché così come poi ho raccontato, Miss Sherlyn Furnon per me è la ragazza di buona famiglia che vive la porta accanto, che tutti noi, diciamo che i genitori vorrebbero avere come figlia, e che chi abita a fianco la vorrebbe o come fidanzata o come amica. Ecco, è veramente una bellissima ragazza, ma non tanto fuori perché lo potete comunque vedere, ma è veramente una bella ragazza dentro. E io ho legato immediatamente. C'è stato un feeling immediato. Due giorni dopo noi abbiamo organizzato un défilé con tutte le finaliste, dove il
l'ufficio del ministro, l'ufficio del turismo ha dalle mani di Madame Mérimon, che non vedo, ha dato le fasce, quindi ha definitivamente detto chi era la vincitrice e le altre che hanno preso il secondo e il terzo premio. Niente, abbiamo fatto una chiacchierata, abbiamo pensato che, faccio breve, insomma, abbiamo pensato che bisognava costruire una storia per mettere in evidenza questa ragazza e abbiamo pensato di portarla in Italia e di regalarle una sorta di vacanza romana come Audrey Hepburn e Gregory Peck, ecco, qui a Roma con la Lambretta che giravano a destra e a manca per Roma, e invece di fare un film abbiamo fatto delle foto. Ho chiamato le due mie amiche, Cinzia Caponelli e Adriana Seganti, ho raccontato il progetto, lo hanno sposato in pieno, la ragazza è arrivata, ci siamo sforzati tanto con l'ambasciatrice per organizzare al meglio tutte le varie tappe, tutte le varie situazioni, e sono usciti fuori degli scatti che a me hanno emozionato tanto e spero che emozioneranno anche voi, non fosse altro perché ritenevo che in una settimana così densa dell'alta moda, e per quello io voglio anche ringraziare soprattutto la presenza della signora Mangani come rappresentante dell'istituzione di Alta Roma, ecco, essere in una settimana di alta moda come di quest'anno molto piena, si è pensato di fare una cosa diversa, una cosa di omaggiare con delle foto. Poi le foto rimarranno sempre, la sfilata va via, mentre le foto rimangono sempre, e quindi sono stato felice di essere presente, di essere in qualche modo anche coccolato e finalmente rientrato dopo un po' di tempo in Alta Roma, e sono qui per raccontarvi le foto insieme alle fotografe, insieme a Sherlyn Fourneau, a raccontarvi questo viaggio che per me è stato emozionante e meraviglioso, a voi che guarderete le foto. Bene, allora prima di presentarvi gli altri protagonisti a serata passo la parola all'ambasciatrice Seychelles Dorothy, che è stata chiamata finora ma non ha avuto modo di darci ancora il benvenuto. Innanzitutto voglio chiedere a tutti di scusarmi per la mia voce, che lavorando tanto mi sono andata via pure la voce. Buonasera a tutti, voglio solo dire una parola per tutti, ringrazio a tutti da prima all'ultima che ci ha creduto in Michele, che ci ha creduto in questo progetto e in vita, come la signora Mangani ha detto. Il gruppo giornalista per le Seychelles, in futuro io vi darò il mio supporto totale per questo progetto in futuro, grazie. Bene, allora chiamerei qui al tavolo Sherlyn, così potete ammirare con i vostri occhi Miss Seychelles, candidata a Miss World. E le due protagoniste della mostra fotografica, Cinzia Carbonelli e Adriana Seganti, che ci racconteranno questo percorso fatto con Sherlyn in giro per la città di Roma. Quindi immagino che ci siano state un po' di difficoltà. Roma è una città meravigliosa, ma come sapete è una città molto grande e caotica, quindi girare un set fotografico nelle varie tappe romane, della Roma antica, Roma eterna, ma come vedrete la Roma moderna, attualissima di questi giorni, sicuramente avranno avuto qualche momento di difficoltà. Lascio subito la parola a loro per descrivere lo shooting e poi farò qualche domanda a Sherlyn. Buonasera a tutti, sono disabituata a parlare in pubblico, quindi perdonatemi.
prima di parlare insomma delle difficoltà che abbiamo avuto per Roma, eccetera, eccetera, mi premeva dire che partecipare alla realizzazione di questo progetto è stato per me, ma anche per Adriana, veramente un'esperienza stimolante, sia dal punto di vista artistico e creativo, grazie a Michele Miglionico, e soprattutto dal punto di vista umano. E quindi abbiamo lavorato con uno staff di persone veramente con una grande energia e con una grande passione, e questo ha sicuramente dato una marcia in più, quel guizzo in più anche, e spero, insomma, alle immagini fotografiche. Passo la parola alla mia collega. Grazie a tutti, volevo ringraziare Michele per la sua passione, per averci trasmesso l'energia giusta per affrontare questo progetto. Ci siamo trovati subito con Michele nell'idea di pensare a una donna del futuro, e Charlene ci ha immediatamente dato questa suggestione, proprio per la sintesi squisita dei suoi lineamenti, la sua bellezza moderna che guarda al futuro. Poi tutto quanto si è creato con la magia delle creazioni di Michele Miglionico, che sono un sogno rappresentato nelle nostre foto. Grazie. Bene, allora farò intervistare Charlene brevemente, perché la sua bellezza già parla da sola. Da Cinzia Malvini. Io credo English, French, English. What about this experience? Tell us what's happened for you in Rome, has been this experience in Rome, if for you has been your first time, how you discovered the city and Michele too, and fashion style of Michele, please. First of all, good evening to everyone. My experience in Rome was breathtaking, it was amazing. Thank you to Dorothy and Michele and the photographers for making it all possible, and all the people behind the curtains making it possible for me to be here today. Thank you once again. It is my first time in Italy and in Rome. It was amazing. I've seen some, I met most beautiful people ever, and the experience, there's no words to explain the experience that I've had so far, and the style of Mr. Miglionico, as you can see, it's amazing. There are no words to explain the fusion of colors that he has in his dresses and the things that he designed that you wear. You can wear anything of his and you look simply stunning. And I would like to thank you once again for giving me this opportunity to be here today. Bene, Michele vuol rispondere, e volevo dire semplicemente che Charlene ha trovato questa esperienza entusiasmante, anche lei si è trovata benissimo con tutto lo staff, è stata la prima volta che è stata a Roma, che è stata in Italia, e nei giorni scorsi, povera, giustamente si lamentava che ha avuto dei tempi strettissimi nel quale, dovendo lavorare scattando velocemente, ha potuto visitare poco questa città, e chiaramente si augura quanto prima di tornare in Italia. E ha fatto tantissimi complimenti a Michele, e soprattutto perché Charlene ha detto: di Michele potrei indossare qualsiasi cosa. Voi vedete quanto sono belli gli abiti, quanto sono belli i colori, ma in realtà mi sento sempre semplicemente vestita, e questo penso che sia quello che qualsiasi designer di moda possa desiderare sentirsi dire. Tanto ringraziarla, la ho nel cuore, che per me è la cosa più importante. Come ho detto, era una ragazza che è una ragazza che ti prende subito per la sua disarmante semplicità, è una ragazza bella dentro,
soprattutto. È quella dote che poche ragazze hanno e che tu, maschietto, ti rendi conto guardandola negli occhi, perché c'è quella luce sottile, quella pagliuzza sottile che ti fa capire che è veramente speciale. Detto questo, io spero che questa esperienza le porti, se pour moi comme un bonheur, porte bonheur, perché lei parteciperà ora, partirà da Roma direttamente per la Mongolia, dove parteciperà al concorso Miss Mondo, ed è una occasione importantissima per lei e per le Seychelles soprattutto, per fare promozione, per mettersi in mostra e per raccontare ancora della bellezza del paese, delle Seychelles, che in questo momento è rappresentato qui da Sherline, dalla delegazione, ma lì sarà rappresentata direttamente da Sherline. Quindi ecco, questo è il mio grande augurio e spero che questa esperienza le porti veramente con il cuore tanta felicità. Brava. Bene, a questo proposito chiediamo allora a Sherline le sue aspettative, le sue emozioni per questo concorso e cosa vorrà o cosa desidera fare in futuro. Sherline, what are your expectations about Miss World and what's your desire? What would you like to do in the future? If you feel actress, showgirl, or you have some other dream in your mind, a quiet family, or what is your desire? Thank you. First of all, I would like to say I would like to come out successfully out of Miss World. This is my aim, and I have high hopes that I will come out very successfully. And in terms of my dreams, I'm searching for my career, and I've already found it. I'm intending to pursue my career in modeling, and I would like to work alongside Michele Miglionico in the future after Miss World, also under the wings of Miss Dorothy, and deliberate as the ambassador of Seychelles. I would like to deliberate my duties as Miss Seychelles to my country as well, and make my country proud. Bene, quindi lei si augura di continuare a fare la modella e il più a lungo possibile, e soprattutto il suo augurio, ma è l'augurio che le facciamo noi questa sera, è che torni vincitrice. Quindi so our best wishes for the competition. Una cosa molto bella che è capitata strada facendo, abbiamo soltanto avuto modo di scambiare un paio di battute con l'ambasciatrice. Una delle tappe future di questa mostra, che verrà poi chiusa, perché noi in realtà questo progetto è stato estremamente nella realizzazione molto veloce, perché noi abbiamo scattato pochissimo tempo fa la realizzazione, la post-produzione, veramente è stata una grande corsa. La prossima tappa sarà nella mia terra, io sono lucano, e la mostra sarà ospitata al MUSMA, che è il Museo di Arte Contemporanea a Matera, che mi era stato già chiesto di organizzare un evento di moda, ma io ho pensato che fosse una cosa molto più bella portare, ecco, una mostra fotografica, perché oggigiorno ancora ora si pensa che l'arte tattile dell'abito è ancora un'arte diciamo secondaria, mentre l'arte fotografica è stata innalzata come arte primaria, come fosse la pittura, come la pittura e la scultura. Quindi trovo che in un museo d'arte contemporanea, visto che abbiamo anche scattato poi al Macro, che è il museo d'arte contemporaneo della capitale, poteva essere una cosa molto, ecco, un'iniziativa molto interessante. E subito dopo, proprio oggi, sono stato raggiunto da una telefonata, abbiamo imbastito un ragionamento per organizzare entro la fine dell'anno per portare la mostra a Torino, in una location estremamente prestigiosa, molto importante, e almeno due piccole tappe regalo alle mie amiche fotografe, perdonatemi in questo momento la mia amica Dorothy, perché per me è un'amica innanzitutto, e poi l'ambasciatrice, e poi al governo delle Seychelles, e per me è una bella cosa. Chiudo, perdonatemi, non c'entra nulla, io sono un gran chiacchierone, però questa volta chiudo soltanto perché devo soltanto ringraziare velocemente
oltre alle signore presenti che sono qui, che so, la signora Malvini che è per me un'amica, ma è una trottola che vola a destra e a manca, e per averla io so che è un grande regalo, la signora mai Mangani. Mai sarei mancata. Grazie, grazie, merci beaucoup, avec le cœur. E la signora Mangani, che è una new entry, un'amica new entry, abbiamo fatto un viaggio bellissimo a Matera, in una realtà, ecco, per un premio di moda che Cinzia ha conosciuto l'anno passato, che io ho nel cuore, e sono felice di aver conosciuto Valeria, la signora Mangani, ovviamente la signora Cinque, Fabiola, che ha moderato magnificamente, le ragazze, ok, la miss, ok, ma soprattutto alla direttrice della biblioteca, la signora Fiammetta Terlizzi, e la voglio ringraziare con il cuore, soprattutto per la grande pazienza che ha avuto per me e per il signor Altomonte, mio socio, nel aiutarci a gestire al meglio tutte le problematiche che abbiamo avuto per la realizzazione dell'anno.